erano i cardinal nipoti all'inizio del 600 a Roma. E come si crea questa tradizione, quasi diciamo questo ruolo, che quasi automaticamente diventa il ruolo di un committente, di un collezionista, di un personaggio che è legato alla corte pontificia attraverso appunto questo rapporto di parentela, era nipote del pontefice, che del pontefice è anche una sorta di segretario particolare, quello che lo aiuta nel gestire i rapporti internazionali, quindi a volte è stato visto dagli studiosi di storia sociale come una sorta di ministro degli esteri del pontefice nel corso del 600, ma direi che forse il lato che noi approfondiremo oggi di questa figura del cardinal nipote in età barocca è quello di quasi ministro della cultura, un personaggio che in questa chiave sicuramente arricchisce le proprie raccolte personali, costruisce l'identità della famiglia, l'identità sociale, lo status sociale della famiglia e l'identità culturale della sua famiglia, ma contribuisce a fare di Roma quella città in cui tutti i pittori, tutti gli artisti vogliono operare, vogliono arrivare e vogliono stabilire proprio nella speranza di ricevere queste importantissime commissioni, questa possibilità di lavorare per la famiglia del pontefice. Noi cominciamo dalla fine, cioè cominciamo diciamo dal momento in cui questo ruolo del cardinal nipote è senz'altro un ruolo che è giunto al suo apice, se non forse alla sua crisi, forse la crisi è già direttamente dentro al culmine di questa posizione. E questo è il cardinale Camillo Pamphili. Camillo Pamphili è il nipote di il Papa Innocenzo X, Pamphili, il Papa che fa costruire tutta questa, fa edificare tutta questa area su Piazza Navona, un luogo che noi conosciamo molto bene, che appunto voi conoscete benissimo, e sapete che tutto un lato della piazza è chiamato proprio, era chiamato all'epoca, possiamo ancora oggi conservare questa denominazione, l'Isola dei Pamphili. Il ruolo appunto di Camillo Pamphili è un ruolo in questo caso molto controverso, vi dicevo cominciamo come dalla fine di questa storia e dal momento in cui proprio questo essere cardinal nipote viene messo in crisi dal trascorrere proprio del tempo, no? E anche dell'inaridirsi di questo ruolo e dell'inasprirsi delle polemiche su questo ruolo di cardinal nipote. Il pontificato Pamphili è un pontificato che viene dopo quello di Urbano VIII Barberini. Innocenzo X regna dal 1644 al 1655, quindi negli anni centrali del secolo. È un momento anche di crisi europea, nello scenario europeo del pontificato, ma è anche un momento in cui lo stesso pontefice, che veniva da una famiglia di non solide origini romane, di non grandissime ricchezze, il suo primo palazzo era un palazzo che aveva uno spazio molto limitato, era quello che si affacciava sul vicolo di Pasquino, no? Dove c'era questa statua, dove c'è ancora questa statua che vedete qui nell'incisione, e un palazzo che viene ampliato nell'epoca del pontificato, ma appunto lui non veniva da una famiglia così tanto rappresentativa nel contesto della curia e nel contesto della società romana dell'epoca, non era neanche una famiglia di origini romane, era una famiglia che proveniva da Gubbio, che si era stabilita a Roma verso la fine del 400 e che aveva fatto una certa fatica ad entrare nei ranghi dell'aristocrazia e anche diciamo delle gerarchie ecclesiastiche della curia. E quindi questo palazzo che faceva angolo sulla piazza di Pasquino e sul vicolo viene ampliato proprio negli anni del pontificato, cioè a partire dal 1645-46 e anche il soffitto, che era un soffitto molto tradizionale con questi cassettoni, vedete che viene decorato con questi stemmi. Quindi è un tipo di allestimento degli spazi interni che ancora
molto arcaico, no? Cioè un gusto che è stato considerato un gusto antiquato, che era quello del pontefice, che molti pensavano non fosse all'altezza, perlomeno dal punto di vista del gusto artistico, del suo ruolo, senz'altro non aveva questa grandezza di visione che era stata quella del suo predecessore, appunto di Urbano VIII Barberini. E, già alcuni delle fonti dell'epoca, pensate che fanno ricadere questa, a loro detta, mancanza di gusto, no, iniziale nei primi anni del pontificato del pontefice Panfili, al fatto che lui non avesse abbastanza cardinal nipoti. Come ci dice Giovan Battista Passeri, che è un famoso biografo di artisti di questo periodo, non aveva nipoti, aveva solamente questo cardinal nipote Camillo, che il Passeri dice rigirato in diversi stati. Che cosa vuol dire? In diversi stati perché era stato prima creato cardinale, quindi aveva uno stato ecclesiastico, era stato creato cardinale immediatamente dallo zio, ma subito dopo aveva abbandonato la porpora cardinalizia, aveva deciso di sposare Olimpia Aldobrandini. Quindi il Papa era stato lasciato quasi da solo in queste sue scelte che riguardavano gli artisti, continuando la decorazione che lui stesso da cardinale aveva patrocinato nelle stanze più anguste del vecchio palazzo cardinalizio e che all'epoca aveva affidato ad Agostino Tassi. Ed ecco il Papa, no? Ecco il Papa Panfili nel dipinto straordinario, famosissimo, di Velázquez, ancora oggi alla Galleria Doria Panfili, e nel busto di Bernini, sempre nella stessa galleria. Ed ecco la sua cognata, no? Olimpia Maidalchini, la madre di Camillo Panfili. Qui vedete nel busto ritratto di Alessandro Algardi, che le ha dato, diciamo, tutta quanta anche proprio l'energia vitale del suo carattere, di un carattere che all'epoca era stato appunto molto contestato a Roma. Proprio tutte le pasquinate, tutte le poesie satiriche contro di lei erano appunto appese regolarmente su questa statua di Pasquino, e c'era chi diceva che lei fosse il vero Papa in questo momento, no? Che a lei si dovevano tutte queste scelte del pontefice. Ecco, sicuramente pensate che a lei si devono le scelte artistiche del pontefice, cioè tutti i conti per gli artisti che lavorano nel palazzo, tutti i pagamenti per i fregi che abbiamo visto finora sono tutti siglati da Olimpia Maidalchini Panfili. Ma molto presto, proprio negli anni 50 del 600, che la figura del cardinal nipote perde consenso, perde forza alla corte e si struttura quella del segretario di Stato. Ci sono vari consiglieri intorno al pontefice Innocenzo X e lui all'inizio chiede un consiglio a Niccolò Angelo Caferri, che era un erudito della sua corte, e gli chiede di formulare un programma iconografico per la decorazione della sua galleria dentro il Palazzo Panfili, quindi dentro il Palazzo Panfili a Piazza Navona. Il Caferri inizialmente mette insieme una sorta di genealogia panfiliana. La svolta, no, è quella di inventare delle radici romane. Il Papa Panfili viene considerato un discendente direttamente di Numa Pompilio. Quindi la famiglia in questo modo crea la propria identità attraverso questo concetto di Romanitas. Tutta la galleria dipinta da Pietro da Cortona fra il 1651 e il 54 nel Palazzo Panfili di Piazza Navona è incentrata sul mito di Enea, che arriva nel Lazio e fonda la città di Roma, che viene ulteriormente glorificata dalla presenza dei papi e fra i papi dalla presenza di Innocenzo X. Quindi nelle fonti seicentesche si dice infatti molto spesso che il vero ritratto del proprietario della collezione, del proprietario del palazzo, fosse da ricercare nella galleria. Tutti quanti i grandi collezionisti della prima metà del Seicento a Roma volevano possedere quelli che loro chiamavano i quadri antichi, cioè i quadri del secolo precedente. Questo da un lato
ovviamente anche perché erano opere in quel momento molto lodate, considerate dei modelli dai pittori più importanti dell'epoca, dai pittori più importanti loro contemporanei, ma anche perché la presenza di opere antiche nella collezione ancora una volta poteva avere questo scopo di sottolineare l'antichità della famiglia ed anche, diciamo, l'antichità del gusto per l'arte della famiglia. Che cosa fa allora Camillo Panfili quando non è più cardinal nipote? Si trasferisce e deve chiedere una dispensa al pontefice per poterlo fare, si trasferisce nel palazzo della moglie, nel palazzo che Olimpia Aldobrandini aveva ereditato da Pietro Aldobrandini, quindi da questo suo zio cardinale che era stato uno dei primi cardinal nipoti così importanti per questo ruolo anche di committente e di collezionista fra la fine del 500 e l'inizio del 600. Questo è il suo ritratto. E il suo ritratto è quello di un prima cardinale e poi principe, grande amante della pittura di paesaggio. Questo è quello che succede in questo periodo, quando Camillo, alla metà del 600, appunto, cerca anche di costruire una sua collezione personale, comprando dei quadri sul mercato. Lui riesce a comprare sul mercato questa serie di questi tre dipinti di Caravaggio, no? La Zingara, la Buonaventura, che adesso sta al Louvre, perché oltretutto lui la regalò a Luigi XIV, quindi arrivò in Francia già nel 1665, no? Mandata direttamente da Camillo Panfili al re di Francia. La Maddalena, che invece si trova ancora alla Galleria Doria Panfili, e la Fuga in Egitto. Lui compra questi dipinti, li trova appunto sul mercato, forse gli vengono regalati da parte della famiglia vittrice, comunque intorno al 1650-51. Compra tanti dipinti di paesaggio come quelli che abbiamo già visto, ma diciamo che la sua collezione, la collezione che lui riesce a mettere insieme, no, sul mercato romano di questo periodo, è una collezione che in un certo senso non potrà mai competere con quella di sua moglie, perché quella di sua moglie era una collezione che era stata ereditata da, appunto, come abbiamo detto prima, da Pietro Aldobrandini, quindi era stata formata nei primi anni del 600. Pietro aveva commissionato la famosa serie delle lunette Aldobrandini a Annibale Carracci. Qui vedete questo dipinto straordinario dal quale comincia tutta quanta la storia del paesaggio classico del 600 a Roma, La fuga in Egitto di Annibale Carracci, ma soprattutto nella collezione che in questo momento era di Olimpia, ma era stata di Pietro, si trovavano alcuni dei capolavori rinascimentali. E come la Salomè di Tiziano, no? Che ancora oggi si trova alla Galleria Doria Panfili, dei capolavori straordinari che in quel momento, comunque anche proprio dal punto di vista del mercato, sarebbe stato impossibile trovare a Roma, e forse anche all'epoca di Pietro non si sarebbero potuti trovare sul mercato romano. Lui li aveva ereditati addirittura dagli Estensi, no? Da Lucrezia d'Este, dalla duchessa di Urbino. Però certamente andare oggi alla Galleria Doria Panfili ci restituisce in un certo senso il ritratto di questo personaggio, no? Il ritratto di Camillo Panfili ci restituisce la storia della sua vita, la sua biografia, il matrimonio con Olimpia, ma anche i suoi gusti artistici, ci restituisce il suo gesto di collezionista, ci restituisce il suo sguardo di collezionista. La stessa cosa possiamo dire per Scipione Borghese. Scipione non aveva cominciato a collezionare, a costruire il suo ritratto, ma anche, diciamo, l'immagine della propria famiglia soltanto nel casino di Villa Borghese come noi lo conosciamo oggi, ma come sicuramente vi ricordate, come sapete, la sua prima ambizione costruttiva di questa villa, che doveva contenere dei casini di delizia, doveva contenere l'inizio della sua raccolta, era quella sul Quirinale. Questo è l'ingresso del casino dell'Aurora. E questa è la famosa immagine dell'Aurora di Guido Reni, e quindi questo Apollo sul carro preceduto da Aurora, che Guido esegue per Scipione Borghese a completamento di questa volta straordinaria fra il 1611 e il 1614.
che Scipione era appassionato di dipinti cinquecenteschi e di dipinti che in parte troviamo ancora, no, nella sua raccolta, che in parte arrivarono dopo attraverso proprio le divisioni dell'eredità di Pietro Aldobrandini. Questa è la Melissa di Dosso Dossi e questo è la celebre deposizione di Raffaello, un'opera straordinaria di Raffaello, un'opera di Raffaello ancora a Firenze, in questo periodo che Raffaello trascorre a Firenze fra il 1504 e il 1508, un'opera che Raffaello esegue per il Duomo di Perugia, che Scipione, no? Questi sono degli episodi più emblematici anche del suo collezionismo, fa trasportare da Perugia a Roma proprio per avere una di questi importantissimi pezzi antichi di pittura che loro consideravano antica, quindi di pittura cinquecentesca, nella sua raccolta. Come dicevamo, l'abbiamo citato tante volte, l'aspetto quasi, diciamo così, ferrarese che si può ancora oggi cogliere in gran parte nella raccolta di Scipione Borghese, no? Quindi nella collezione che si vede ancora oggi alla Villa Borghese, e l'aspetto, diciamo, rinascimentale che si può vedere ancora nella Galleria Doria Pamphili oggi, sono dovute in realtà alla divisione fra queste due famiglie dell'eredità del primo rappresentativo cardinal nipote fra la fine del 500 e l'inizio del 600 e del personaggio che forse comincia proprio questo ruolo fondamentale del cardinal nipote e come organizzatore della raccolta e della decorazione all'interno dei palazzi dei pontefici. E questo è Pietro Aldobrandini, Pietro Aldobrandini che abbiamo citato varie volte, che è appunto il cardinal nipote di Clemente VIII. Clemente VIII regna dal 1592 al 1605, e sono gli anni fondamentali, no? Gli anni in cui arrivano a Roma sia Caravaggio che Annibale Carracci, sono gli anni in cui si costruisce l'estetica della decorazione dei palazzi barocchi romani e sono gli anni anche in cui si formano le prime grandi collezioni. Le fonti ci dicono di Pietro che fosse sicuramente molto interessato alle arti figurative, molto interessato alle donne sposate e molto, diciamo così, attento anche alla costruzione delle ricchezze della famiglia, e personaggio che fu l'artefice di uno dei più grandi successi diplomatici italiani, almeno quelli italiani, di Clemente VIII Aldobrandini, e cioè la devoluzione di Ferrara. Quello che vedete in queste stampe, che sono delle stampe eseguite da Antonio Tempesta, e sono appunto le processioni dei cardinali e della corte pontificia che nel 1598 entrarono a Ferrara mettendo fine alla signoria degli Estensi. Clemente VIII riesce in questa impresa, che in realtà era stata tentata e preparata anche da alcuni suoi predecessori, di annettere al territorio, quindi allo stato temporale, no, della Chiesa, anche il Ducato di Ferrara, dicendo che la linea che ormai lo governava era una linea infetta, cioè questi erano tutti figli naturali, nessuno era un figlio legittimo degli ultimi duchi d'Este, e quindi Cesare d'Este, in quanto figlio illegittimo, deve abbandonare la città di Ferrara e recarsi, trasferire tutta quanta la sua corte a Modena. Però Ferrara in questo modo entra a far parte dello stato della Chiesa. Ma la devoluzione di Ferrara, quindi quasi, diciamo, questa pacifica conquista di questa città che era stata una delle grandi corti padane del Rinascimento, viene preparata proprio dall'azione di Pietro Aldobrandini, che fin dal 1592 era riuscito a entrare nelle grazie di Lucrezia d'Este, la duchessa di Urbino, a farsi
farsi nominare suo erede legittimo, quindi ad ereditare da una parte sia la collezione di Lucrezia d'Este, sia ad avere questa legittimazione, no, dinastica, e configurarsi quasi come un erede della dinastia degli Estensi. Forte di questo, che cosa fa Pietro Aldobrandini dopo il 1598, subito dopo l'ingresso del pontefice a Ferrara? Porta via dal castello i dipinti più rappresentativi di questa gloria di Alfonso I d'Este, che erano i famosi baccanali, i baccanali che Tiziano aveva eseguito per Alfonso I all'inizio del Cinquecento e che voi vedete qui. Questo è il baccanale degli Andri, che si trova al Prado. Quello che abbiamo visto prima è Bacco Arianna, che sta adesso alla National Gallery di Londra, e questo è l'omaggio a Venere, anche questo si trova al Prado a Madrid. E gli ultimi due dipinti si trovano a Madrid da tanto tempo, no? E anche se non certamente in un museo aperto al pubblico, ma furono oggetto di questo dono che la sorella di Pietro Aldobrandini, Olimpia Aldobrandini Senior, fa a Ludovico Ludovisi, un altro cardinal nipote, no? Il cardinal nipote di Gregorio XV, per ingraziare. Gli regala questi due baccanali, due su quattro che erano stati portati via dal castello Estense da Pietro Aldobrandini, glieli regala nel momento in cui il suo zio diventa papa, no? Quindi questo è un dono che serve probabilmente a rinsaldare i legami fra queste due famiglie. Quindi qui capite anche l'importanza dei dipinti e l'importanza delle collezioni, no? Non erano soltanto dei quadri straordinari che fanno veramente esplodere l'immaginazione dei pittori che si trovano a Roma all'inizio del Seicento e che possono osservarli, ma erano dei quadri che erano anche degli importanti oggetti di scambio diplomatico, tant'è vero che l'erede di Ludovico Ludovisi, Niccolò Ludovisi, li regalerà al re di Spagna, li regala al re di Spagna per ottenere il titolo di principe di Piombino. Quindi è come se questi quadri valessero quasi un principato, no? Valessero un investiture. Questo è un aspetto molto interessante anche della pittura e del collezionismo dei dipinti rinascimentali nell'ambito di queste collezioni dei cardinal nipoti, che avevano quindi anche questo valore politico, diplomatico, non soltanto sottolineavano l'importanza della famiglia e a volte anche l'antichità della famiglia che già nel secolo precedente era stata in grado di assicurarsi questi capolavori, ma servivano anche in questi momenti, no, di trasferimento di potere da un luogo all'altro, da una famiglia all'altra. Insieme ai dipinti di Tiziano, che vengono, dicono le fonti Estensi, chiaramente le fonti ferraresi, trafugati dal cardinal Pietro, che cosa fa Pietro? Ne approfitta anche per comprare dei dipinti. Infatti lui fa comprare questo dipinto meraviglioso, che è il Noli me tangere di Correggio, lo fa comprare dalla raccolta Ercolani di Bologna, una vendita che viene organizzata da Girolamo Gucchi, il fratello di Giovan Battista Gucchi, personaggio importantissimo per la storia dell'arte dell'inizio del Seicento, colui che sottolineerà l'importanza dello stile di Annibale Carracci, di Domenichino, di tutta quanta la scuola bolognese, ma soprattutto, diciamo, di Annibale nel recupero delle fonti rinascimentali, cioè nel recupero proprio di Tiziano e di Correggio. Pietro Aldobrandini deve cominciare tutto da zero. Tutte le fortune vengono costruite proprio nel momento del pontificato, all'epoca del pontificato, quindi dal 1592 in poi. Quindi Pietro cerca faticosamente una residenza adatta a questo suo nuovo ruolo a Roma e compra questo palazzo sulla Via del Corso, che poi diventa appunto il nucleo della Galleria Doria Pamphili, ma gli mancava la villa suburbana. Non si poteva stare senza villa suburbana, no? Il sistema delle residenze del cardinal nipote nel Seicento era di avere il palazzo di città, che era il palazzo ufficiale, la villa suburbana, cioè entro le mura di Roma, e poi una grande villa fuori, no? Nella campagna, in quella che si chiama ancora la campagna romana. E quindi Pietro, quando non aveva ancora questo luogo di delizie, questo, diciamo, luogo circondato dal verde e dai giardini,
lo chiede in affitto, come scrive il Cardinal del Monte in una lettera bellissima, molto spiritosa, a chi di certo non poteva dirgli di no, cioè proprio il Cardinal del Monte. Quindi gli cede questa villa che nel 1597, l'anno diciamo è molto importante in questo caso, vedremo perché, gli cede questa villa che poi diventerà il nucleo di quello che sarà invece la villa di Ludovico Ludovisi. Ma questa era inizialmente la villa del Cardinal del Monte, di Francesco Maria del Monte, importantissimo committente di Caravaggio, come sappiamo, e che aveva fatto decorare uno dei soffitti, il camerino alchemico di questa villa, probabilmente quindi prima del 1597, quando poi la cede a Pietro Aldobrandini, e con questo straordinario dipinto murale, non è un affresco ma una pittura d'olio sul muro, di Caravaggio, no? Questo sotto in su straordinario di questi tre antichi dei, che sono appunto Plutone, Giove e Nettuno, che si dividono il globo. E questo era il soffitto del camerino alchemico, del cosiddetto camerino alchemico del Cardinal del Monte. Noi sappiamo che Pietro era presente nel momento in cui si scopre la volta straordinaria, meravigliosa, in cui veramente la mitologia derivata dalle Metamorfosi di Ovidio trova una nuova incarnazione visibile, no? Nella pittura neorinascimentale di Annibale Carracci. E sicuramente questa è l'occasione in cui Pietro commissiona ad Annibale una serie di dipinti per la sua raccolta, fra cui appunto le lunette Aldobrandini. Secondo me è molto interessante anche pensare che mentre le immagini di alcuni degli altri cardinal nipoti che abbiamo visto finora, no? L'immagine sicuramente di Scipione Borghese, l'immagine di Camillo Panfili, ancora oggi noi le possiamo osservare in delle raccolte che hanno comunque conservato il loro gusto, che ne hanno comunque conservato il ritratto, se vogliamo tornare a questa definizione seicentesca della collezione come autoritratto. Invece dobbiamo, vedete, un po' appunto inoltrarci in queste raccolte, ma anche a volte in dei musei stranieri che oggi hanno la fortuna di possedere questi capolavori che facevano parte della collezione di Pietro, per ricostituire il suo gusto, per capire il senso delle sue scelte artistiche, e anche diciamo andare un po' fuori da Roma, no? Perché è proprio in questa villa Aldobrandini a Frascati, una villa sulla quale questi sono appunto i disegni, no? Per la zona retrostante, per il Ninfeo, e questo diciamo è la parte circolare alle spalle dell'edificio principale della villa, come appare adesso con la statua di Atlante, no? Con queste diciamo così arcate, questo emiciclo che ricordava anche molto l'architettura romana, l'architettura antica, e con questa iscrizione che corre in alto, che ancora una volta ricorda questo diciamo episodio fondamentale per la politica di tutto il pontificato e per l'inizio delle raccolte, perlomeno per l'inizio delle raccolte dei quadri antichi nella collezione di Pietro, che era la cosiddetta recuperazione di Ferrara, no? Che viene celebrata proprio nell'iscrizione che corre sul retro della villa Aldobrandini. Il ritratto di Pietro in un certo senso è più difficile, no? Da ricostruire, è come se questo specchio della raccolta in cui si specchiava il proprietario fosse in realtà dalla fine del Cinquecento, anche dai primi decenni del Seicento in poi, andato completamente in frantumi, però recuperare tutti questi diciamo frammenti, tutti questi vetri rotti, a volte può essere molto interessante, molto significativo, e questi vetri rotti, come abbiamo visto oggi, sono bellissimi. Grazie.